Siamo arrivati all'ultima giornata della stagione regolare per quanto riguarda il campionato di basket di Serie A1, ultima giornata che vede la Vanoli ormai sicura dal secondo posto affrontare la trasferta di Reggio Emilia per poi vedere chi sarà la squadra che verrà abbinata al primo turno dei playoff. Fabrizio Barbieri qui con me e naturalmente abbiamo anche un gradito ospite anche oggi, da Simone Bianchi, buongiorno, assistente della, appunto, dello staff tecnico della Vanoli. Grazie Simone di essere qui con noi. Fabrizio, partiamo direi prima con la A2 femminile, così poi ci teniamo Simone per chiudere la puntata. A2 femminile che vede la Parking Graf Crema ospitare Villafranca, dopo aver perso però gara 1 in modo pesante, francamente inaspettato, perché comunque i punti di vantaggio adesso da recuperare sono tanti, poter vincere i 16 punti almeno in casa, insomma, diventa problematica la situazione. È chiaro che in una stagione così brillante, così positiva, può capitare un passaggio a vuoto, peccato che sia capitato nel momento forse peggiore contro Villafranca. Adesso bisogna ricostruire tutto e cercare anche dal punto di vista mentale di resettare quello che è stata la partita d'andata e fare una grande partita con l'aiuto del pubblico, senza magari avere troppa fretta nei primi due quarti per evitare di spendere tutto quello che si ha, e provare nel finale a fare una grande impresa per riuscire a sentare la finale. Oggettivamente è stato un po' inaspettata una sconfitta del genere. Ecco, gara 2 che si gioca domenica alle ore 18 appunto a Crema. Orzinuovi invece inizia la seconda fase, cioè la semifinale per quanto riguarda la B maschile, giocando con Vigevano, gara 1 di un Orzinuovi che comunque sembra molto attrezzata quest'anno. Orzinuovi è attrezzata, Vigevano ha dalla sua, questo è risaputo, un fattore campo importante, perché comunque porta tanta gente, tanti tifosi, c'è molto entusiasmo e ovviamente i valori delle due squadre sono differenti. Credo che Orzinuovi sia nettamente superiore a Vigevano, però il fattore campo potrebbe essere una variabile molto importante. Da questo punto di vista bisogna cercare di sfruttare bene viceversa il fattore campo interno e mettere subito, diciamo, le cose a posto, riuscendo a indirizzare la serie in modo perfetto. Dopodiché, insomma, credo che per poter passare questo turno ci siano tutte le carte in regola, e soprattutto la speranza è quella di arrivare poi ad avere finalmente la possibilità di fare la famosa Final Four per poter essere promossi. Però a cascata tutti i problemi che ci sono dalla Serie A1 in poi potrebbero aprire anche altri scenari di pescaggio, insomma, cose del genere. Arrivare nelle prime quattro a giocarsi la promozione diventa necessario per Orzinuovi, soprattutto alla luce anche del palazzetto nuovo che sta per arrivare, i lavori sono partiti, quindi insomma c'è fermento proprio anche in casa del Bertocchi. Stagione terminata invece per quanto riguarda la Juve Ferraroni, che ha chiuso nei quarti di playoff contro la Fiorentina, e mentre invece Pallacanestro Crema che si è salvata ed era a questo punto, diciamo, l'obiettivo principale. Sì, tecnicamente c'è ancora questo piccolo dubbio su Crema per il fatto della Final Four, che anche in questo caso per il ritiro di Reggio Calabria probabilmente non si giocherà, dovrebbe arrivare nel pomeriggio l'ufficializzazione, quindi la salvezza certa. E in ogni caso è una formalità e niente di più, visto che poi per una serie di rinunce, a prescindere anche se si dovesse giocare questa fantomatica Final Four, di cui tre se ne savano e una dovrebbe retrocedere, Crema è la prima nell'ordine dei ripescaggi, quindi insomma 99,9% periodico è salvo. Ha fatto una grande impresa, ha battuto nettamente nell'ultima partita in gara 4 Reggio Emilia, una partita mai in discussione, ha dimostrato di avere grande presenza mentale, un pubblico veramente eccezionale, perché il Palacremonese era gremito e ha dato una grande mano, e fa piacere perché è uno sforzo importante che ha fatto la società durante tutta la stagione, hanno fatto tanti investimenti, qualche errore ovviamente perché sennò non ci si trova in quella posizione di classifica, però hanno saputo rimediare e hanno dimostrato di avere voglia di giocare questa categoria, che anche questa settimana ribadiamo potrebbe essere una categoria fortemente cremonese l'anno prossimo.
Pizzighettone, Soresina, Chiadena, sono tre squadre, ci auguriamo che non più di due possono salire oggettivamente, ma ci auguriamo che siano tutte e due cremonesi per l'anno prossimo. La Juve è stata, devo dire, ha fatto un playoff positivo, ha vinto una partita e più di quello non si poteva chiedere in questo momento, per la lunghezza del roster e anche per la situazione generale. Hanno fatto una partita a Firenze positiva fino a metà, sono arrivati più o meno pari più uno e da quel momento c'è stato poi un pochino forse di rilassamento e Firenze è volata via vincendo anche in modo facile. È stato altrettanto bello però vedere a fine partita festeggiare i giocatori della Juve nello spogliatoio, comunque per una stagione che tutti reputano molto al di sopra di quelle che forse erano le aspettative iniziali. Quindi siamo un campionato decisamente importante e l'assestamento in una categoria, ecco questo che non eravamo abituati a vedere la Juve non promossa, visto che fino a questo momento da quando è rinata ha fatto solo promozioni, però in questo campionato di Serie B ha dimostrato di poterci stare, l'anno prossimo con qualche correttivo potrebbe ambire a fare un piccolo step in avanti, non diciamo la Serie 2, però magari qualcosa in più. E veniamo alla Serie 1, quindi alla Vanoli e al nostro ospite Simone Bianchi. Simone, partirei con una domanda. Sì. Molti si domandano, staff tecnico, lo staff tecnico della Vanoli, continuiamo a dirlo, è molto importante, mm-hmm. perché c'è il mio Sacchetti che è anche il CT della Nazionale, Flavio Fioretti che ha una grande esperienza come vice allenatore e poi c'è l'assistente allenatore che sei tu. Quali sono i vostri compiti esattamente, che magari non tutti li conoscono? Ma i nostri compiti sono la cascata, no? Nel senso, come hai detto avanti, abbiamo il capo coach che è coach mio Sacchetti, è un supervisore di tutto, logicamente tutte le responsabilità sono sue, come è giusto che siano, no? E poi da lì scendiamo, c'è Flavio che in primis quando magari Meo deve decidere qualcosa giustamente si consulta con lui o Flavio magari gli viene in mente qualcosa, parla direttamente con Meo e poi dopo ci sono io, nel senso che io quello che mi viene in mente parlo con Flavio e poi dopo di conseguenza lui si interfaccia molto con Meo. I miei compiti specifici sono innanzitutto di preparazione video delle partite. Preparare una partita di Serie A tendenzialmente si guardano 5-6 partite, no? Dell'avversario che affronterai alla domenica, cerchi, cosa vuol dire scoutizzare una partita? Cerchi di capire essenzialmente quali sono le principali armi offensive e difensive della squadra che andrai a affrontare, quali sono le caratteristiche individuali dei giocatori che vorrai affrontare, li prepari una scheda di valutazione del singolo giocatore, di come attaccano, di come difendono, le passa Flavio, Flavio fa le sue idee, passa Meo e poi dopo tutte queste idee vengono messe insieme, si produce un video illustrativo della squadra avversaria da far vedere al venerdì, quindi oggi, e alla domenica invece c'è un video individuale dove vengono analizzate le caratteristiche singole di ogni giocatore. Il video del venerdì tendenzialmente il video del venerdì lo spiega Flavio, il video della domenica per partita lo spiego io. È capitato durante la stagione che post partita il martedì o il mercoledì ci fosse un qualcosa che magari al capo allenatore non fosse quadrato, comunque che riteneva il caso di sottolineare maggiormente, che non per forza veniva dopo una sconfitta, perché per esempio mi ricordo dopo la vittoria di Sassari che facemmo inizio campionato qua in casa, facemmo video, no? Cioè deve esserci un qualcosa che Meo col suo modo di fare, con le sue idee, voglia sottolineare particolarmente, allora si ripropone un video il martedì o il mercoledì. Ecco, questo ho riassunto in breve qual è il mio ruolo, oltre che lavorare individualmente con i giocatori, cioè deve essere a disposizione e dire all'occorrenza voglio fare tiro, voglio lavorare su una cosa, voglio lavorare sull'altra. Ecco, ci siamo, sia io che Flavio. L'allenamento lo conduce Meo, assolutamente, io e Flavio in primis, io in secondi, dici quello che vedi, interagisci, proponi un'idea piuttosto che l'altra, arbitri, prendi anche magari a volte degli insulti come normale dai giocatori, però questo insomma è il ruolo di chi ci sta dopo l'allenatore, che è l'allenatore, la figura più importante, ma alla fine
oltre che questo, io penso che i ruoli anche delle persone che conterranno lo staff tecnico siano quelli di rendere positivo l'ambiente, di avere una buona parola con uno o con l'altro, di essere anche di gradimento ai giocatori, no? Perché è fondamentale, secondo me, avere un buon rapporto con tutti per all'occorrenza fare una battuta, all'occorrenza dire no, guarda, stai esagerando. Questo ottimismo anche che c'è nella Vanoli quest'anno è anche merito di uno star bene generale, no? Dei giocatori, fra i giocatori, dello staff tecnico con i giocatori e dello staff tecnico con lo staff tecnico. Questo porta a un ottimismo generale che poi dopo si vede nello stare insieme, nel giocare. Ecco, in tutto questo io avevo un'altra curiosità, visto che si parla moltissimo di giocatori che si svegliano di notte, vogliono fare tiro alle 4 del mattino, piuttosto... Lo spengo di notte. Ecco, qual è stata la richiesta un pochino più particolare che ti hanno fatto in questa stagione? No, devo dire che richieste particolari no, nel senso che sono tutte persone molto, molto equilibrate, molto abitudinare, nel senso che non c'è quello che magari di punto in bianco dice no, io voglio fare questo piuttosto che l'altro. Ognuno ha il proprio ritmo, no? So che esempio alla domenica quando i ragazzi fanno, c'è la classica sfida di tiro da metà campo, finita la sessione di tiro, so che Crawford non partecipa e Crawford vuole finire l'allenamento di tiro al mattino con deve fare 8 su 10 con massimo 2 errori, no? In un lato e poi nell'altro. Pippo Ricci nell'unica mattina libera magari che è in settimana, lui vuole lavorare, vuole fare una cosa. Al venerdì è il turno di Tommy, no? Il figlio di Meo, il figlio del coach, che comunque non è nei 10, però quest'anno è per fortuna che c'era chi c'era una mano, vuole venire a lavorare insieme a Stojanovic come questa mattina. Che Gazzotti, anche lui un altro come farlo, Ruzzo uguale. Sono giocatori molto, molto abituali, molto con abitudini fisse, non con stravaganze. E questo penso che sia anche una cosa in più positiva, perché sono persone molto, molto equilibrate, no? Che sanno cosa fare, sanno come devono farlo e soprattutto quando devono farlo. Ecco, nelle persone equilibrate metti anche Mattia Anger, che l'abbiamo visto. Assolutamente, perché Mengo è un personaggio, no? Lo si è visto, innanzitutto una persona solare. È una persona solare che sta bene con tutti e si fa volere bene da tutti. Chiaro che poi dopo in allenamento si arrabbia, ma perché ci tiene, no? A modo suo. E lui è veramente una brava persona. In campo magari sembra molto funambolico, molto, molto eclettico, ma in realtà è una persona veramente, veramente dolce e equilibrata. Ecco, tu intanto in settimana è andato anche ad aggiustare il ferro della Campi, che aveva tirato giù con uno sponsor così non può non essere in grado di fare queste cose. E fortunatamente poi non ha schiacciato provando il canestro per evitare di fare. Ho tenuto, Da questo punto di vista dicevi che fate sempre sessioni video, preparazioni eccetera, avete scoutizzato in modo particolare anche Reggio Emilia questa settimana o è stata una settimana un po' atipica? No, il lavoro che c'è da fare lo fai normalmente, no? Logicamente magari lo fai con un altro spirito, nel senso che sai che la partita sia con una vittoria sia con una sconfitta fortunatamente non implica nulla. Chiaro che un filo, un calo di non di concentrazione, perché sarebbe sbagliato adesso in questo momento della stagione calare di concentrazione, però i giocatori stanno già pensando, ma anche noi stessi, lo staff, sì. Voi giornalisti, i tifosi, no? C'è questo intermezzo della partita di domenica che è importante per arrivare a un obiettivo che è quello della domenica successiva. Se tu interpreti bene la settimana come è stata ben interpretata, no? Questa che è stata quella di continuare a rimanere sul pezzo, arrivare nella forma fisica giusta, non appesantirsi con i carichi di lavoro, perché poi dopo la settimana prossima ci sono 5 giorni lavorativi a cui ti porteranno a non si sa quante partite, ma la cosa è che tu giochi un giorno sì e un giorno no. Difficile magari che ci speriamo che facciamo 3-0, difficile che facciamo 0-3, no? Quindi saranno 4-5 partite in tot tempo. È doveroso lavorare il giusto, con i giusti carichi, con la giusta concentrazione per arrivare a questo obiettivo.
Ecco, l'altro giorno il vicepresidente Borsatti ha detto che non vorrebbe affrontare Varese per una situazione statistica di un po' di abbinamento non fortunato in questi anni, mentre invece ha detto che Cantù forse serve la squadra migliore per noi, un po' perché c'è una rivincita, un po' perché è cambiata in questi mesi. Qual è secondo te la squadra da evitare e la squadra tra virgolette preferita, ovviamente poi dopo tutto? Innanzitutto calcoli non se ne fanno perché c'è troppa incertezza, no? Ci sono veramente queste 3-4 formazioni e tutte e quattro ci possiamo giocare contro. Io a questo punto dico che comunque affrontare una formazione piuttosto che un'altra contro le motivazioni, contro la voglia di vincere, però se poi mi dici quale preferisci, forse quella un pochettino meno lunga, no? Perché con Trieste siamo andati a giocare il mese scorso e abbiamo visto innanzitutto il clima che ti aspetti al Pala Rubini, e poi dopo sono 12 giocatori, e questa in una serie lunga può influire. È vero anche che il vicepresidente Borsatti ha citato Cantù, che anche a me viene da dire Cantù, no? Perché comunque sono corti come noi, diciamo, comunque non hanno 12 giocatori a disposizione e le energie sono quelle. Però è anche vero che Cantù durante l'anno, quando ha giocato contro di noi, ha mostrato una netta superiorità fisica, no? In Jefferson, comunque giocatori diversi rispetto ai nostri, con caratteristiche diverse e non ottimali per accoppiarci difensivamente. Dall'altra parte ci può anche essere appunto l'idea che abbiamo fatto 0-2, no? Cioè, non esiste che perdiamo un'altra volta con loro. Varese, che dicevi tu prima, abbiamo anche con loro lo 0-2 in campionato e una vittoria in Coppa Italia. Sai, scegliere una piuttosto che l'altra c'è sempre la cosa positiva e la cosa negativa. Qualcuno affronteremo, io sono dell'idea che qualcuno affronteremo per forza, e dipende anche tanto da noi. Noi abbiamo mostrato che durante la stagione abbiamo sempre fatto ottime cose contro chiunque, e quindi dobbiamo arrivare noi sereni, nelle giuste condizioni fisiche, con il giusto equilibrio per poter essere protagonisti, cercare di essere protagonisti, e poi vedremo. Detto che i mini abbonamenti stanno andando benissimo per quanto riguarda appunto i quarti di finale di playoff, ricordo solo, gli orari non ci sono ancora, che la prima partita sarà domenica 19, la seconda in casa il martedì 21. Poi gli orari li sapremo la prossima settimana. Ecco, io ti chiedo l'ultima cosa, perché quest'anno è oggettivamente cambiato qualcosa rispetto al passato. Hai vissuto l'anno scorso i playoff e hai vissuto quella che è il pre-playoff in questo momento. Ti sembra che sia cambiato qualcosa da questo punto di vista? È lo stesso staff, lo stesso allenatore, la squadra chiaramente un po' diversa, non completamente diversa, però mi sembra che dal punto di vista della mentalità, almeno sul campo, qualcosa sia cambiato, non so dall'interno come la vedete. Sì, allora l'anno scorso noi abbiamo raggiunto i playoff con l'ultima vittoria, certo, no? E quindi fino all'ultimo comunque c'era sempre questo obiettivo possibile di andare ai playoff, però era una squadra diversa, era una squadra che ogni tanto si concedeva qualche momento di stop, non fisico perché comunque ci siamo sempre allenati anche bene, però mentale, no? Questa invece è una squadra che mentalmente non molla mai, anche perché sennò non potresti essere dove sei e fare quello che hai fatto. Questa settimana hanno avuto l'intelligenza di allenarsi comunque, ma di sapersi gestire, che comunque non è facile, no? Perché dici, no, probabilmente la squadra l'anno scorso avrebbe staccato questa settimana, no? E invece quella di quest'anno non ha staccato, è lì con la testa, magari ha un filino diminuito l'intensità, ma perché appunto è una cosa dovuta per arrivare pronti a all'obiettivo che si diceva prima. I playoff sono cosa certa da un po' di partite, ormai non mi ricordo neanche, forse dalla partita che antecedeva Torino. Sì, no, quel quarto posto tendenzialmente dall'inizio da ritorno, esatto, però sì, tendenzialmente inizio da ritorno,
Però guarda che dopo, anche dopo la vittoria della Coppa Italia, no? Noi partiamo il girone di ritorno dopo aver fatto un grande girone di andata, perdendo in casa con Trento. Andiamo ad Avellino, vinciamo. Andiamo a Cantù, perdiamo. Giochiamo in casa con Bologna e facciamo una grande partita. Vinciamo la Coppa Italia, no? Tutti dicevano, Cremona poi cade, Cremona poi dopo molla. Tu analizza quello che abbiamo fatto tutti insieme da quando abbiamo vinto la Coppa Italia a oggi. Cioè io mi ricordo la sconfitta di Varese, la sconfitta di Trieste, la sconfitta di Cantù che però era antecedente, e poi? Non credo altro, adesso non voglio... Cioè è una squadra che non si accontenta. È una squadra che non si accontenta dei risultati, che ha voglia, che ha il sorriso di Mengo apparente, ma il fuoco dentro in ognuno dei singoli componenti. Sia di quelli che giocano che no, perché poi dopo c'è Giulio che magari ha avuto pochi minuti a disposizione, però è fondamentale, sempre positivo con tutti. Ascolti i consigli, ha una parola magari in più se vede un compagno in difficoltà. E questo magari l'anno scorso ogni tanto se uno si prendeva un tiro in più piuttosto che un meno c'era un qualcuno che non è che fosse molto contento. Qui sanno che il leader è Travis, sanno che quello che deve fare i punti fissi comunque è Crawford e poi ognuno può essere protagonista a proprio modo. Questo direi che ti ringraziamo Simone di essere grazie stato con noi grazie e di aver anche analizzato cose di cui di solito non si parla. Ti chiedo, come a tutti i nostri ospiti, di autografare il nostro totem VIP e ricordo la partita dove vuoi, dove ti capita, fai pure. Ricordo la partita a Vanoli domenica sera alle 20:45, poi ovviamente l'appuntamento per la settimana prossima, venerdì 17 maggio, e lì parleremo già della prima gara di playoff e sapremo anche chi sarà l'avversario. Con questo è tutto, grazie ancora Simone e grazie alla Vanoli che ci ha permesso appunto di avere Simone questa mattina. Alla settimana prossima.